Allora, se noi abbiamo un corpo e su questo applichiamo un sistema di forze F1, F2, F3, FI, la chiamiamo I, quella generica, FN l'ultima. Abbiamo detto che possiamo sommare queste forze e andiamo a determinare quella che è la risultante. Allora, dicevo, alla fine otterremo una certa risultante R. Allora, noi sappiamo che questa risultante, se non passa per il baricentro, supponiamo che sia questo il baricentro di questo corpo, fa sì che il corpo tenda a ruotare. In questo caso tenderebbe a ruotare in senso antiorario, ok? Oltre a traslare, evidentemente, perché la presenza della risultante. Quindi il corpo tenderebbe, questo corpo che abbiamo detto rigido, quindi non deformabile, tenderebbe a ruotare e a traslare. Ciò che produce questa rotazione è appunto questo disassamento tra la forza e il baricentro del corpo. Disassamento che si ha per effetto di questa, diciamo, che chiamiamo eccentricità. Allora, questa eccentricità fa sì che ci sia questo movimento di rotazione da parte del corpo. In realtà ciò che produce questa rotazione è un nuovo elemento che chiamiamo momento. Momento di una forza. Questo momento di una forza che si definisce in questo modo. Il momento di una forza è un'entità vettoriale. Entità vettoriale. E quindi ha le tre caratteristiche dell'entità vettoriale: una direzione, un verso e un modulo. Ok, allora la direzione sappiamo che è la retta sulla quale sta il vettore. Il verso viene indicato attraverso una freccia. Il modulo, adesso andiamo a vedere cosa vale il modulo. Allora, se noi abbiamo una forza F e vogliamo determinare il momento rispetto ad un polo P, quindi vogliamo determinare il momento rispetto al polo P di questa forza F, allora il modulo di questo momento sarà pari alla forza, al modulo della forza per il braccio B, dove B appunto è il braccio. Il braccio che si misura perpendicolarmente alla forza. Questo è il braccio. È questa distanza che va da qua a qua, dal punto alla direzione sulla quale sta la forza, ok? Ed è misurato perpendicolarmente ad essa. Quindi questo è il modulo. Questo è il modulo, cioè il modulo del momento. La direzione. Allora, la direzione. Allora, se noi consideriamo il piano nel quale sta il corpo e la forza, supponiamo che sia questa all'interno del piano rispetto al punto P, allora la direzione del momento è la direzione perpendicolare al piano.
la direzione perpendicolare al piano nel quale sta il corpo. Quindi questa è la direzione. È questa retta, la retta perpendicolare al piano sul quale sta il corpo e sul quale viene applicata la forza. Retta passante per il punto P rispetto al quale vogliamo determinare il momento. Allora, e abbiamo indicato quella che è la direzione. Il verso può essere questo o questo. Sulla stessa direzione possiamo avere due versi opposti. Direzione e la retta, eh? La direzione e la retta. Il verso viene indicato attraverso questo verso, o questo o questo. Ok? Allora, per convenzione si assumono, per quanto riguarda il verso, si utilizza la regola della mano destra. Cioè, adesso perdonatemi il disegno. Ok, immaginate che questo sia il pollice. Allora, se queste sono le quattro dita della mano destra, ok, che devono disporsi secondo la forza, ok, il verso è quello del pollice disposto in questo modo. Quindi viene identificato dal verso del pollice della mano destra, quindi mano destra. Ok, quindi sostanzialmente è quello che produce una rotazione in senso orario o antiorario, tenendo conto della forza. Ad esempio, questa forza, se noi prendessimo la direzione con le quattro dita della forza rispetto al polo P, la rotazione sarebbe di questo tipo, e quindi E il pollice sarebbe verso l'alto, per cui il verso del momento prodotto da questa forza è verso l'alto, è questo qua, non questo. Okay? In questo caso specifico, con la forza disposta in questo modo, e quindi provate a mettere lì le quattro dita della mano, il pollice tende ad andare verso l'alto. Se la forza fosse stata invece Se la forza fosse stata così rispetto a questo polo, ok, questa sarebbe stata la direzione. Se voi provate a mettere la mano destra in quel verso con le quattro dita che hanno questo verso della forza, il verso del pollice è rivolto verso il basso. Quindi in questo caso abbiamo una rotazione oraria. Allora, se quindi abbiamo una rotazione oraria, il verso è verso il basso. Se abbiamo una rotazione di tipo antioraria, come in questo caso, il verso è verso l'alto. Se noi prendiamo il piano sulla lavagna, come in questo caso, è il corpo così, e applichiamo la forza in questo modo rispetto al polo P, ok? Vedete che la rotazione di questo tipo sarà una rotazione di tipo antiorario. Se voi mettete la mano destra e con le quattro dita rivolte verso questa forza, il pollice è uscente dal foglio sostanzialmente, ok? Mentre se noi prendiamo una situazione di questo tipo dove abbiamo rispetto al polo P una forza diretta in questo modo. Vedete che la rotazione prodotta da questa forza in questo caso è una rotazione antioraria. Se voi mettete la mano destra con le quattro dita in direzione col verso della forza, vedrete che il pollice è entrante nel foglio, quindi in questo caso è uscente. Verso uscente, in questo caso verso entrante.
regola della mano destra. Importante, quindi abbiamo la direzione, l'abbiamo capita, il verso anche con la regola della mano destra, il modulo abbiamo detto che è forza per il braccio. Ok, l'unità di misura del momento, quindi se m è uguale a forza per braccio, l'unità di misura della forza è il newton, l'unità di misura del braccio è il metro, quindi l'unità di misura del momento è il newton per metri. In realtà utilizzeremo il kilonewton per metro. Perché? Perché il newton è molto piccolo come unità di misura per quanto riguarda le forze. Ok? Momento di una forza. Ecco le proprietà del momento. Allora, il momento non cambia se la forza scorre lungo la sua retta d'azione. E chiaramente perché? Perché se scorre lungo la propria retta d'azione, adesso lo faccio vedere qua, quindi se io ho un polo P e una forza F, il braccio è quello misurato perpendicolarmente, questo è il braccio, quindi se il momento è uguale a forza per il braccio, se questo è costante e questo è costante, evidentemente anche il momento è costante. Quindi se io sposto la forza qui, la forza è sempre la stessa, non cambia, l'ho portato in un'altra posizione, ma non cambia, quindi questa rimane costante. Il braccio cosa fa? Il braccio rimane costante perché è sempre questo il braccio, è sempre la distanza che c'è tra la direzione sulla quale sta la forza e il punto, quindi misurata perpendicolarmente, per cui queste rimangono costanti, perciò se la forza si sposta lungo questo allineamento il momento non cambia, il momento non cambia. Ok? Vediamo un'altra. Prima proprietà. M è nullo solo rispetto ai punti appartenenti alla retta d'azione. Ma anche questo è evidente. Perché? Perché se torniamo sempre al discorso M uguale F per B, se il braccio, se B è uguale a 0, cioè il punto P, vedete, invece di essere qua, si trova sull'allineamento e quindi questo braccio è 0, evidentemente 0 per qualunque forza che passi per quella direzione, il momento sarà 0. Ne segue che il momento è uguale a 0. Cioè se il braccio è 0, il momento, anche il momento è 0. E anche questa l'abbiamo vista. A parità dell'intensità della forza cresce all'aumentare della distanza B della retta d'azione di F dal punto. Ok, chiaramente, e al contrario diminuisce. Anche in questo caso è evidente. Perché è evidente? Perché sempre per questa questione, forza per braccio, se il braccio tende ad aumentare, se prendo il punto K che ha questo braccio, questo è B1 e questo B2, è chiaro che il momento rispetto al polo P sarà F per B1, mentre il momento rispetto al polo K sarà F per B2. Essendo B2 più grande di B1, evidentemente anche MK sarà maggiore di MP, tenderà ad aumentare. Viceversa, chiaramente, se diminuisce il braccio, anche il momento tende a diminuire. Finché abbiamo appena detto che quando B sarà 0, il momento è 0. Quindi più mi allontano dalla forza per calcolare il momento, e maggiore sarà il momento rispetto a quel punto di quella forza. Ok.
e anche questa l'abbiamo vista. L'intensità del momento di una forza si può ottenere dalla somma algebrica dei momenti delle sue componenti rispetto a due direzioni assegnate. Anche questo lo vediamo. Cioè, se noi la forza F la scomponiamo. Allora, vogliamo determinare il momento di quella forza lì rispetto al polo P. Chiaramente dovrei fare, questo è il braccio, M uguale a F per B. Vabbè, questo lo sappiamo, l'abbiamo appena visto. Ma se noi scomponessimo questa forza, secondo queste due direzioni, x e y, ma posso anche prendere altre direzioni, non è un problema. Quindi determino quella che è la f di x e la f di y. Ok? Chiaramente non c'è più la f, non c'è più la f, ma c'è f di x e f di y. Ecco, allora se io calcolassi il momento di f di x e di f di y rispetto al polo P, quindi facessi m ad esempio x è uguale a f di x per il suo braccio. Il braccio di questo f di x è questo, chiaramente. Questo lo chiamo by perché è in direzione y, quindi per by. Mentre il momento y della forza y sarà uguale a fy per l'altro braccio, il braccio di questa forza chiaramente sarà questo, ok? Misurato perpendicolarmente, è questo qua. Questo è lo chiamo bx in quanto lo misuro in direzione x per bx. Insomma, vado a determinare il momento della forza fx e il momento della forza fy rispetto al punto P. Se io faccio mx più my, evidentemente devo trovare che questo è uguale a m. Non può che essere così, altrimenti c'è qualcosa che non torna. Cioè, se il momento delle due forze componenti rispetto al polo P è diverso dal momento della forza, quella che sarebbe la risultante di queste due rispetto allo stesso punto P, vuol dire che ci stiamo prendendo in giro. Non può essere altrimenti. Quindi deve essere per forza così. Cioè, se io scompongo la forza in due o più componenti, è chiaro che il momento di quelle componenti rispetto allo stesso polo, chiaramente non devo cambiare il polo, è lo stesso momento dalla forza iniziale rispetto a quel punto, e viceversa, chiaramente. Cioè, se io ho più forze e trovo la risultante, significa che il momento di tutte quelle forze rispetto a quel polo P deve essere uguale al momento della risultante rispetto allo stesso polo P. Diciamo, c'è stato un certo signore che si chiama Varignon, che ha definito un teorema proprio su questo. Cioè, dice che il momento di un sistema di forze, allora lo facciamo subito così almeno sfruttiamo questa conoscenza. Se io ho il corpo e ho un sistema di forze F1, F2, F3, F4, FI generica, e prendo un polo P e voglio determinare il momento di questo sistema di forze rispetto al polo P. Questo sarà dato dalla somma di tutti i momenti delle forze, di ciascuna forza FI per I che varia da 1 a n, FI per i relativi bracci BI. Cioè, prendo ciascuna forza, vuol dire fare così, F1 per B1, più F2 per B2, più F3 per B3, i relativi bracci, più, vado avanti, più FI per BI, eccetera, eccetera, ok? Questo vuol dire fare la somma di questi momenti. Attenzione però che sono somme algebriche. Sono somme algebriche.
Cosa significa somme algebriche? Significa che ognuna di queste ha un proprio segno. E devo tenerne conto. Ogni termine della somma ha un proprio segno. E da cosa dipende questo segno? Dipende dalla rotazione. Abbiamo detto prima il momento è positivo, cioè il momento può avere un verso oppure un altro, a seconda che producano rotazione oraria o antioraria. Ecco, allora dobbiamo fare una convenzione segni. Diciamo, ad esempio, positive tutte quelle forze che producono una rotazione oraria rispetto al polo P. Ad esempio, F1 che ha questa Direzione. direzione. Okay. E chiaramente produce che cosa? Una rotazione in senso orario. Quindi F1 avrà un segno positivo il momento di F1 rispetto al polo P. F2, che è questo, la stessa roba, vedete? Ha questa direzione, ha questo verso, mi produce una rotazione oraria. Anche F2 sarà positivo in questo caso. F4, ad esempio, o F3. F3, vedete? Ha questa direzione. Rispetto al polo P mi produce una rotazione invece antioraria e quindi, secondo la nostra convenzione, sarà negativa. Così come anche F4 mi produce rispetto al polo P mi produce una rotazione antioraria. Ok? Quindi sarà negativa anche F4 e così via. Cioè ogni termine ha un proprio segno. Quindi questa è una sommatoria, ma è una sommatoria di tipo algebrico. Ok? Ecco, Varignon dice, ok, bene, vuoi sapere il momento di tutte queste forze rispetto a questo punto P? Fai così, somma algebricamente tutti i momenti di ciascuna forza e hai trovato il momento, ma non si ferma lì, dice, ok, se tu però poi sei così bravo a determinarmi la risultante, supponiamo che sia questa la risultante R, supponiamo che la risultante di tutto questo sistema sia questo, bene. Allora, se tu sei così bravo a determinarmi la risultante, ecco, io ti dico che il momento di quella risultante, quindi se prendo questo braccio, il braccio BR della risultante, quindi il momento della risultante rispetto al polo P sarà pari alla risultante per il suo braccio, il relativo braccio BR. Allora, se tu sei bravo a determinarmi la posizione della risultante, ecco che tu sei anche in grado di determinarmi il momento della risultante rispetto al polo P. E mi dice questo Varignon, mi dice che questo è uguale a questo, ma giustamente i due devono essere uguali. Questo qua deve essere uguale a questo, chiaramente. Ecco, questo mi dice Varignon, mi dice guarda che il momento del sistema di forze rispetto ad un polo P equivale al momento della risultante rispetto allo stesso polo P. Questo è fondamentale, è importantissimo. Questo teorema è fondamentale perché ci aiuterà a determinare la posizione della risultante in determinate situazioni difficili. Perché? Perché se io sono in grado di determinare il momento di tutto il sistema e conosco la risultante, ecco che uguagliando questi due io posso ricavare il BR. La distanza tra il punto e la risultante. Cioè, se io conosco, riesco a determinare il momento del sistema di forze, quindi conosco sommatoria degli FI, BI, e so che essere questo uguale a R per BR, perché me lo dice Varignon, mi dice questo Varignon, mi dice quella roba qua, ok? Se io conosco questo, noto, e conosco questo, nota, perché sono. Allora, per quanto riguarda la risultante, sappiamo come andarla a determinare. Abbiamo fatto gli esercizi, abbiamo visto come determinare sia dal punto di vista grafico. Per quanto riguarda i momenti, basta fare questa somma, come vedete qua, rispetto al polo che abbiamo individuato. Bisogna conoscere tutti i bracci, bisogna andare a vedere se li conosciamo e se riusciamo a determinarli, ma possiamo farlo, quindi possiamo determinare il momento del sistema di forze, posso determinare la risultante col sistema. Quindi a quel punto ecco l'unica incognita, BR. Quindi BR lo posso ricavare come il rapporto tra sommatoria degli FI per BI fratto la risultante R. Questo è.
e quindi riesco a determinare la distanza che c'è tra il polo P e la risultante, e quindi riesco a definire anche dal punto di vista analitico la posizione della risultante. Ok? Allora, e quindi vedete che mx uguale, vabbè, questi qua li abbiamo viste, la presenza di un momento con intensità diversa da zero, generato da uno o più forze applicate in un corpo, produce una rotazione, che è quello che ho detto all'inizio. È quello che ho detto all'inizio. No? Ho detto proprio questo, ho detto, se andiamo a vedere, ho detto proprio questo, ho detto che una forza, se il sistema di forze, se il sistema di forze è tale che la forza risultante non passa per il baricentro del corpo, il corpo tende a ruotare. E quindi se questa forza non passa per il baricentro del corpo, il corpo ruota, oltre a traslare, perché chiaramente la risultante produce una traslazione del corpo, quindi produce traslazione più una rotazione rispetto al baricentro. Ecco. Torniamo là, vedete cosa dice? Dice la presenza di un momento con intensità diversa da zero, e chiaramente lì il momento è diverso da zero perché il momento, abbiamo appena finito di dire, che è forza risultante per il braccio, e se c'è questa eccentricità, come l'ho chiamata all'inizio io, eccentricità, se c'è questa eccentricità, vuol dire che la forza non passa per il baricentro, vuol dire che c'è un braccio. E quindi se c'è la forza, c'è il braccio, c'è il momento. Il momento in questo caso è diverso da zero. Ok? Momento in questo caso è diverso da zero. È diverso da zero. Se è diverso da zero, evidentemente c'è la rotazione. Quindi il momento diverso da zero implica una rotazione del corpo, oltre che la possibilità di avere una traslazione. Ok? Quello che vi dicevo prima, anche qua il momento di una forza è un'entità vettoriale. E vedete qual è la direzione. Questa è la direzione, il verso, la regola della mano destra. Vedete qua chiaramente il disegno. La regola della mano destra ci dà l'indicazione del verso del momento. Vedete, in questo caso il pollice è verso l'esterno. E quindi questo è il verso del momento. Se noi invece abbiamo una forza di questo tipo e provate con la regola a mano destra, il momento va verso l'interno, va verso il basso in questo caso. Ok? Quindi ecco che il verso in questo caso lo identifichiamo verso il basso del momento. In questo caso vedete che la rotazione è oraria, mentre in questo caso la rotazione è antioraria rispetto al punto P. Allora, determinare l'intensità dei momenti della forza F, vedete questa forza F di modulo 5 newton. Ok? Quindi la forza F ha 5 newton. Vedete che ha questa direzione e questo verso. E formante un angolo di 30 gradi, vi dice, forma questo angolo di 30 gradi rispetto alla direzione X. Rispetto al punto. Allora, determinare, dice, il momento rispetto al polo A, un attimo che faccio una penna più piccola. Allora, il momento rispetto al polo A, il momento rispetto al polo B, il momento rispetto al polo C. Intanto facciamo questo, poi vediamo il resto. Allora, vediamo il momento rispetto al polo A. Beh, il momento rispetto al polo A, vedete, è questo. Momento A è uguale alla forza F per, chiamiamolo BA, il braccio rispetto al polo A. Questo è il modulo, eh? La direzione è la direzione perpendicolare al foglio in cui stiamo lavorando, e il verso, come vedete, è una rotazione di tipo orario, ok? Con la regola a mano destra, il verso è entrante nel foglio. Ok?
Quindi in questo caso sarà F che è 5 kN per il braccio che vedete che è essere 4 metri. In questo caso è facile, quindi il risultato è 20 kN per metro. Ok? Molto semplice in questo caso. Ok? Rispetto al polo B, rispetto a questo polo, vediamo. Allora, rispetto al polo B, dobbiamo andare a vediamo prima il polo C, che è più facile, poi dopo polo C. Il polo C, vedete, sta sulla direzione nella quale sta la forza, quindi sarebbe MC uguale a FC per il braccio BC. Ma il braccio BC è 0 in questo caso, perché? Perché sta sulla direzione. Quindi in questo caso BC è 0, per cui il momento rispetto al polo C è 0. Non può che essere così. E anche questo è facile. Vediamo MB. MB è uguale alla forza F per il braccio rispetto al polo B. Ma qual è il braccio rispetto al polo B? Lo devo misurare perpendicolarmente alla forza. Ok? È questo il braccio BB. Questo qua. Lo posso determinare però. Lo posso determinare perché conosco questa, vedete, all'interno di questo triangolo. Triangolo qua, triangolo rettangolo retto qui, perché chiaramente il braccio deve essere misurato perpendicolarmente a questo allineamento, quindi è un triangolo rettangolo nel quale conosco l'ipotenusa e conosco anche questo angolo che è 30 gradi, per cui posso determinare che il braccio BB è uguale all'ipotenusa, quindi chiamiamolo BO, BO per ipotenusa, per devo determinare questo, il seno dell'angolo opposto, il seno di 30 gradi. Quindi BO è 3 metri, il seno di 30, ricordo adesso al cerchio goniometrico, se questo è 30, il seno di 30 è un mezzo, ok? Quindi per un mezzo, quindi avrò 1,5 metri. Allora il braccio del BB è 1,5 metri, d'accordo? Quindi 1,5 metri, a questo punto posso determinare il momento rispetto al polo B, perché ho la forza che è sempre 5 kN per il braccio che è 1,5 metri, e quindi sarà 7,5 kN. Ok, e abbiamo risposto alle domande. Dice però: determinare inoltre il momento della stessa forza rispetto al polo B utilizzando le componenti della forza rispetto alle direzioni ortogonali x e y. Ok, allora in questo caso ripropongo qui il disegno. La forza va scomposta nelle due direzioni. Direzione, se questa è la forza F, questa sarà fx e questa fy. Rispetto al polo B, il momento della forza x più il momento della forza y, come abbiamo visto prima. Ma il momento della forza x, vedete, sarebbe fx per il braccio, che braccio che è 0 però, per cui questa non c'è, c'è solo il momento della forza y. Il momento della forza y quindi sarà FY per il braccio BX. Braccio BX che è questo, che è 3 metri, quindi qua conosco il braccio 3 metri. Non conosco la forza FY, che però posso determinare all'interno di questo triangolo se questo è 30 gradi. Ok? Allora la forza FY
sarà uguale alla forza F per sempre il seno di 30 gradi. La forza F abbiamo detto che è 5 kN per il seno di 30, abbiamo visto che è un mezzo, quindi sarà 2,5 kN. Ok, quindi FY è 2,5 kN, per cui il momento sarà 2,5 kN per 3 metri e risulta ancora chiaramente 7,5 kN. Che vedete che è uguale a questo, giustamente. Il momento dal sistema di forze. Il momento di un sistema di forze rispetto ad un polo P è uguale al momento del risultante rispetto allo stesso polo P. In questo caso il risultante sarebbe la prima forza di partenza, le due componenti invece sarebbero le due forze nella quale si scompone questa forza. Per cui il momento del sistema di forze, delle due forze componenti, è uguale al momento del risultante. E questo è comunque un'ulteriore dimostrazione di quello che abbiamo detto prima.